Ti senti bene? Troveremo aiuto. Presto sarà tutto un brutto ricordo. Il posto è questo. Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Ma hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Entra. Su, entra. Coraggio. Luther, puoi riporre i soprabiti di queste signore? Oh, sta tranquilla. Non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Prego, accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi. Spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Avanti. Venite. Ah, lei può aspettarci nel soggiorno. No, lei resta con me. Ma certo. Seguitemi. Andiamo nel seminterrato. Non mi piace. E nemmeno lui. Non mi fido. Andiamocene. Lo so. Anch'io non mi fido. Stiamo attente. Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Rimuovere i tracker è illegale, quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No. No, starà bene. D'accordo. Da questa parte.
Se potete aspettare lì. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Lo sai cos'è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarvi è difficile. Quindi non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Sì, beh, ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto e li rivendo. O li uso per i miei... Beh, esperimenti. No! No, non voglio il reset! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila, ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero, ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente sogni frantumati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice! Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. Vediamoci in soggiorno. Yeah, nice.
la memoria. No, devi impedirlo. Devi ricordare per il suo bene. Mi piace giocare con lui. Crea dei mostri per il suo divertimento. Ma chi è il vero mostro? Guarda cosa ci ha fatto. Devi ricordare chi sei. Altrimenti la piccola morirà. La cena del padrone. Portagliela. Sì, Luther. Appoggiala su quel tavolo laggiù. Leva quella carcassa. Mettila di là. Se ne va senza di una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Luther! Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò cosa fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Porterò la bambina tra 10 minuti. Thank you.
chiedere un'aiuto. Alice. Dimenticarti. Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Luther! Finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Zlatko! Che c'è? La bambina non c'è più! Beh, non può essere sparita. Deve essere qui in giro. Che stai aspettando? Cerca! Usciamo prima che ci trovino.
possiamo fermarci. Dobbiamo essere forti, Liz. So che sei lì, puttanella. Fatti vedere. Prendi una torcia. Ce n'è una sul tavolo. Avanti, fatti vedere. Senti, non ti farò del male. Voglio solo parlarti. So che non avrei dovuto cancellarti la memoria, ok? Me ne pento adesso. Ma ora, vieni fuori, andrà tutto bene. Ti aiuterò. Pensa alla bambina, come deve essere spaventata. Sii ragionevole. Vieni fuori e andrà tutto bene. Eccoti qua! Vado dall'altra parte, muoviti! Lasciala stare! Sono laggiù! Avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia. Come osi? Come osi? Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! Va bene. Mi fido. Avevo così paura che...